Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su StarCraft 2, il cuore dello sciame. Procediamo a forse assaltare direttamente Mensk, non saprei. L'episodio scorso gli abbiamo tolto un'arma psionica che, diciamo, distruggeva i nostri amati Zerg dall'interno, e quindi ottimo. Deak è stato fondamentale. Visto che è uno Zerg primordiale, questo legame psionico non ce l'ha. Qua avevo visto tutto, eravamo a posto, quindi direi di andare. L'arma Terran è stata annientata. Lo sciame è pronto a muoversi. Esatto. Restano soltanto le difese del palazzo. Molto bene. Assalto al palazzo di Mensk, resa dei conti, vediamo. Il settore nord-est è sgombro. Siamo indietro con il corridoio orientale. È il momento, Valerian. Ma l'evacuazione è ancora in corso. Non posso più permettermi di aspettare. Promettimi che eviterai gli edifici civili. Non posso. Arcturus noterebbe i miei movimenti e li userebbe contro di me. Moriranno milioni di persone. D'accordo. Voi tenetevi alla larga e io farò il possibile. Però dai, un po' è cambiata, secondo me, la regina dell'inizio. Una volta aveva detto che se ne frega, adesso ci ha pensato e vediamo. Vediamo se non agirà di testa sua comunque. Kerrigan, il dado è tratto. Il tuo sciame non oscurerà mai più i cieli di nessun pianeta. Coral resisterà. E anch'io. Bella frase, ma inciderò sulla tua lapide. Isha, Zagara, Stukov, Deaka, mie matriarche, mie regine. Ascoltatemi. Il tempo per pianificare e discutere è finito. Ora li faremo a pezzi. Attaccate e non fermatevi finché non saranno tutti morti. Esattamente, tutti morti, come piace a noi. Ok, distruggi i cancelli del palazzo. Però, come sempre, prima dobbiamo organizzarci. Non saresti mai dovuta tornare su Coral. Siete circondati dall'elite del dominio. Non saranno comunque abbastanza per salvarti. Quanti cadaveri ti lascerai alle spalle? Ne ho abbastanza di quella tua linguaccia. Uomini, annientateli! No, Le vedo. nostre No, forze vediamo. sono Aspetta, adesso arriveranno ondate, immagino. Comunque, qua mi serve sicuramente un altro vivaio. Immagino si faranno sempre più insistenti. No. Ah, non l'ho preso, vabbè. Ok, adesso facciamo come sempre. E no, mi serve Blatte sicuro. L'antro delle idralische sicuro. Ah, caverna, muta in caverna delle ultralische. Vedi che però non so se le useremo queste. Adesso il pinnacolo sicuro. Fammi fare qualche altro drone. I minerali comunque sono tanti, però così sono tre. Gas Vespene. Vediamo. Qua devo mutare in alveare. Qua. Ok, facciamo così. Iniziamo a fare qualche blatto, qualcosa. Però non ho i minerali. Percepisco. No, non può essere. Che? Mia regina. Un incrociatore Terran è in arrivo sulla tua posizione. Ha qualcosa di familiare.
oggi? Finiamo la missione. Non pensavo che saresti tornato. Siamo entrambi legati a ciò che oggi accadrà qui. Lo faremo insieme. Jim, grazie. Ringraziami più tardi. È tempo di fare sul serio. Anche lui ha capito che comunque, secondo non è Kerrigan, non è più quella di prima, di una volta. I nostri alleati sono in combattimento. Sì. Un attimo, mo arriviamo. Quindi abbiamo anche Jim. Non dovevi evacuare i civili? Ci hanno pensato Valerian e Horner. Io ho altro da fare. D'accordo. Mantieni Sgombro il fianco sinistro, mentre io vado a colpire Mengsk. Allora, mutiamo qua. Ok, devo fare i patriarchi, che sono la nostra arma. Forse migliore, però. Sì. Un attimo. Qua devo fare... Ah, qua sta muta, ok. Ok. Io volevo potenziare un'altra volta questo. Però è... vediamo. Allora, cose bratte le ho fatto. Pinnacolo l'ho fatto. Ah, devo fare la fossa di infestazione per quelli là che difendono. Il Vespene va via. Allora, posso fare ancora due, direi. Altro... ma io non lo farei. Che come ho detto, le ultralische... no. Aspetta. Dov'è Kerrigan? Ah, qua, oh madonna. Vabbè. Ok, muta. Carissimo. Cioè, le ultralische sono forti, però costano rispetto alle altre unità. Quindi... farei questi. Facciamo un po' di sorveglianti. Ok, abbiamo fatto i patriarchi. E il gas Vespene è... non so se ci sono altre zone dove poter... fare un'altra altre basi, non lo so. I nostri alleati sono in combattimento. Questi sono un po' tanti. Arrivo carissimo, un attimo qua. Ok, evolvi. Io evolverei l'attacco a distanza e andiamo a dargli una mano un attimo qua. Ma rintaniamolo qui, va. Ah no, sembra che hanno retto. Non volevo però abbandonare totalmente. No. Ah, ok, appunto, vedi. Ok. La base dei nostri alleati sono in combattimento. Jim deve sopravvivere, giustamente. No, anche i trafiggitori. Non posso fare tutto, ovviamente. Non posso fare tutto. Facciamo un po' di blatte, un po' di robe. Ok. Devo fare sorveglianti. Facciamo gli zergli. Qualche zerglin, va bene. Potenziare la corazza. Se fosse possibile. Ok, allora così inizierei magari a guardare in giro. Ah no, mi ha preso anche questi. Ah, quelli rintanati mi ha preso. Beh, dai qua. Vabbè. Possiamo anche includerli, tanto non si muovono. Fammi vedere qua un attimo. Così. Facciamo Apocalisse, così. Perfetto. Ah, qua c'è, ok, molto bene, c'è un'altra zona.
difese andrebbero migliorate, Arcturus. Pagherai per questo. Aspetta. Dov'è? Mi servono. Mi serve assolutamente. Così. Poi. Così. Mi serve più gas vespene. Più gas vespene. Ah, e qui c'è una. Aspetta. Ma no, quanti sono? Adesso ci potenziamo. Devo potenziare. E vabbè. Questi attaccano. Ci prepariamo ad attaccare il dominio. Presto saremo pronti. Guarda, io sto già attaccando, cioè qua. Vabbè, venite qua, che vi devo dire. Intanto potenziamo la difesa, attacco a distanza e l'attacco aereo. Ok. Possiamo fare. Facciamo altri patriarchi. Quadriglia della furia dei cieli. Distruggete l'Iperio. Urca. Abbiamo una bella flotta in avvicinamento. Hop. Ci farebbe comodo una mano per abbattere. Arrivo, carissimo. Le nostre forze. Facciamo così. Facciamo. No. Dove sono? Porca vacca, non l'ho preso. Ok. Però non siamo messi bene. Cioè, per quanto. Ok, siamo in quattro gatti. Ma. Ecco appunto, porca vacca. Aspetta. Oh. Mi ha distrutto la vita, bastardi. Bastardi. Un po' di qua, un po' di là, un attimo. Madò, quanti sono? Andate qua. Aspetta. Fuoco nemico. Si concentrano su di noi. Tieni duro, Jim. Stiamo arrivando. Tieni duro. Carissimo. Posso fare? No. Le nostre forze sono sotto attacco. Dov'è? Guarda le Banshee. Stiamo arrivando. Ok. Dai, abbiamo. Il tuo sciame sta assalendo le forze Terran in tre posizioni fortificate. Se attaccherai tali posizioni alle spalle e le distruggerai, ci uniremo al massacro. Volentieri, carissima Zagara. Abbiamo salvato Jim, dai. Ha ricevuto un po' di. Spero ripari la Hyperion, però, carissimo Jim. Allora, aspetta. Adesso evolviamo in patriarchi subito. Qua evolviamo. Sono stufo di premere due volte. Allora, facciamo, devo fare. Qui, ok. No. Qui sta quasi morendo. Arrivano da tutti i lati, però, Anche qua, Bastardi che non siete altro. Devo eliminare sta zona. Bene, facciamo un altro. Non c'è problema. Devo eliminare quella zona lì. Ok, però Jim vedi di resistere da solo, per favore. Qui hanno rifatto
Allora, facciamo una cosa. State bene qua. I miei ragazzi si preparano ad attaccare il dominio. Partiremo tra poco. Jim, no. Lasciami un attimo di tempo. Però non riesco. Ah, i sorveglianti. Mettili là. Oh, adesso facciamo idralische, bratte, mutalische, difesa, attacco. Perfetto. E mo andiamo a fargli il mazzo. Che mi ha rotto le balle. Oh, ho consumato tutto praticamente. Squadriglia alta, distruggete quella dannata nave. Incrociatore in avvicinamento. Potremmo aver bisogno del tuo aiuto, Sara. Cavolo, allora. Qua c'ho la base che mi dà fastidio. Sono qua, sono sicuro. Guarda, andiamo. Anzi, andiamo. Andiamo. Che devo fare? Voi, però. Mettetevi qua, va. Anche se siete pochi. Un po' di Zergling, magari. Anzi, facciamo. Sì, un po' di Zergling. Hai visto? Mi ha distrutto. Ok, statevene qui. Voi stanno arrivando. Senti, già che siamo qua, facciamo una cosa. Mi ha rotto le balle. Olè. Piazza pulita. Madonna, Kerrigan ci lascia. Colpite ora, prima che ritorni. Kerrigan ci lascia. Ci ho provato. Non so se ce la farà Jim. Fammi tornare qui. Io posso fare un bel po' di roba, lo so. Qua non riesco mai a fare. Ok, oh. Qua hanno distrutto. Ah, non dirmi che aspetta. Aspetta un attimo. No, forse ce la fanno, vediamo. Forse ce la fanno, dai. Dai, ce la fate ucciderne uno, su. Ok. Siamo eterni. Ok. Siamo tornati. Allora, ascolta. Venite qua. I nostri alleati sono in combattimento. Oh. Ok, andiamo lì un attimo. Adesso passiamo subito all'attacco. Guardali. Aspetta, vai. Potenzia. Dov'è? No? Potenzia. Ma sì, potenzia. Potenzia tutto. Adesso qua. Andiamo qui, per favore. Andiamo qui. Mutazione completata. Ok. Con chi? Ma dov'è? E vabbè, loro vanno di là. Qui c'è il mondo, c'è. Niente. Ci prepariamo ad attaccare il dominio. Presto saremo pronti. Aspetta. La strada è sgombra, Zagara. Porta le tue truppe nel settore. Ok. Con piacere, mia regina. E no. Aspetta. Madonna, cosa sta facendo? La strada è sgombra. Ok, oh. Ok, dai. Venitevi qua. Ok, dai, ci pensano loro. Mettetevi qui un attimo. Dobbiamo curare. Mi serve. No, me ne serve un altro qui.
I nostri alleati sono in combattimento. Sì, madonna. Ancora. E facciamo questi. Facciamo qualche Zeglin, dai. No, questo lo lasciamo così. Qua ci curiamo. Io andrei di qua, mo. Appena è possibile. Le nostre forze sono sotto attacco. È qui. Porca vacca. I nostri alleati sono in combattimento. Ok. Mi stanno devo fare idralische. Devo fare idralische assolutamente. Venite qui. Proviamo a fare solo idralische. Forse sì che è possibile, ha voglia. Ha voglia. Sono in combattimento. Qua ci stiamo potenziando. Potenziamo l'attacco. Molto bene. Qua trasformiamo. Ok. Qua attaccano in massa, molto bene. Direi che ce ne stanno altri qui. Ok. Perfetto. Guarda. Ah, questo. È così. Idralische, perché mi attaccano terra, aria. Ok. E sì, possiamo permettercelo. E anche questo. Ok. Questo te lo ricordi, Raynor? Carino da parte del tuo socio criminale lasciarmelo in dono. Oh merda. Riconoscerei quel segnale ovunque. Ha inviato l'Odin. Sara, non ti fermare. Devi finire il lavoro. Continua senza di me. Da buono. Ci penso proprio. Tieni duro, Jim. Arrivo. Ok, l'esercito ce l'abbiamo. Venite qua. Anche se non volevo usarlo per difendere lui, ma fa niente. Fa niente, no, anzi, facciamo. Ah, qua i minerali però durano, eh. Durano, il che mi fa piacere. Andiamo a fare idralische, eh? Però non ho più. Non ho più minerali. Guarda, guarda, bastardi. Zegri non li posso fare. Oppure facciamo così. Ancora. Allora, siamo qua. Vai. Ah, c'è. Vai. Dai. Non si capisce niente. Ce l'abbiamo fatta. L'Odin è a terra. Come sta andando? Non preoccuparti per noi. Siamo ancora in gioco. Ma ha rotto le balle. Siamo quasi pronti ad attaccare il dominio. Procederemo presto. Ma porca vacca. Uffa, uffa. Venite qua. Venite qua. Le nostre forze sono sotto attacco. Kerrigan. Niente. Idralische. No, patriarca, dove venga qui. Ok. Le nostre forze sono sotto attacco. Oh. Molto bene. Riuniamoci un attimo. Qui inizia un po' di qua, un po' di là. Guardali. Cioè, è un attimo di tregua, non me lo danno. Cavolo. Cioè, non mi danno un attimo di pace. E niente. Aspetta. Le nostre forze sono sotto attacco. Facciamo una cosa. I nostri alleati sono in combattimento.
Che se lo dico da mo', però non ci riesco mai, mille fronti da gestire. Qua mi ha distrutto il vivaio, non lo faccio più. Non lo rifaccio più. Facciamo, va. Il robot delle ultralische, dai, facciamo le ultralische. Aspetta, qua mi ha distrutto anche. Vai. Ok. Ancora. Qui ci stiamo potenziando. Qui ho potenziato tutto. Quindi le unità aeree sono comunque forti. Adesso vediamo. Qua sono rimaste delle larve. Le larve. Chi è? Ok, riga. Porca vacca. Ok. Andate qui. Adesso tornerà in sé. Cioè tornerà. Dicevo. Così. Devo rifare i patriarchi, ma non ho abbastanza minerali, quindi facciamo altri lavoratori. Poi sono i droni. La base dei nostri ok. Sorveglianti, via, grazie. Siamo eterni. Ok. Le nostre forze sono sotto attacco. Porca vacca. Ok, venite qua. Se io facessi così. Così ci curiamo. Non con tutte, però. Ok, venite qua. Adesso voglio distruggere queste postazioni fortificate. No, la regina. Ah no, non ho premuto. Ok, meno male. Oh, le ultralische. Ah, 300 minerali. 300. Adesso le facciamo. Ah, mi sono stufato. appena possibile. Appena possibile. Le facciamo. Tornate su. Ci prepariamo ad attaccare il dominio. Presto saremo pronti. Allora. Così. Curiamoci. E se io gli dico. Iniziamo ad andare qua. Questo è rimasto. Facciamo. Facciamo così. Che mo, m'hanno stufato. Ok. Se vi dico andiamo lì, vediamo che strada. Ah, loro vanno diretti, ovviamente perché volano. Però così. Ok. Però i patriarchi. Venite qui un attimo, grazie. Patriarchi da soli. Se la stanno cavando. Oh,
Mi sa che qua è fatta, dai. Allora incominciamo a... Sono sotto attacco. Tu esci. Il viale sgombro dei difensori. Deaca, invia in città il tuo branco. Sì. Banchetteremo con le loro essenze. Ok. Molto bene. Adesso torniamo tutti qua, ragazzi. Pensateci voi. Qui manca di là. Manca di là. Non dovrebbero più darmi fastidio. Spero. Ho potenziato tutto incredibilmente. Aspetta. Ultralische. Ecco, l'ho detto prima, poi io mi dimentico. Venite qua, anzi, e il nostro esercito venga pure qua. Chi è che sta morendo male? Kerry, eh? Ah, sta... Vabbè. Un po' di patriarchi, ottimo. E aspetta un attimo. Questi hanno rotto, eh. Ah, guardali. Oh. Quando rompono. Allora, venite qui. Siamo quasi pronti ad attaccare il dominio. Madonna. Procederemo presto. Ma no, ma guarda, no, sono incastrate. Aspetta. Riusciamo a... No, venite qua. Da... Ok. Sono troppo grosse, aspetta. Ma scusa. E una com'è passata? Non ho capito. Aspetta. Ok, dai che ce la fanno. Oh, madonna, tutti troppo vicini, aspetta. E questa è proprio bloccata. I nostri alleati. Porca vacca. troppo vicini così, vabbè. Potevamo fare che però passavano attraverso, dai. Dai, su. Vabbè, pazienza. Facciamo così. Ok, adesso andiamo qui. Ovviamente. Ok. Intanto noi facciamo un po' di... dopo aver fatto i sorveglianti, facciamo un po' di idralische. Ok. Sperando che non si incastrino anche loro, però. E no, non ci passa. Questa non ci passa. Non si può neanche rintanare. Vabbè. Niente, devo pensare qua. Qua divorano tutto. Andiamo di là. Sto già facendo. Vai, ok. Le nostre forze sono sotto attacco. Molto bene. Vediamo. Libera. Ricevuto. Facciamola finita. Ok. Le nostre forze sono sotto attacco. Sì, qualcuno è morto, però nulla di che. Andiamo qua. Curiamoci. Aspetta, di qua, di là.
state bene qui un attimo. Io farei altre idralische, blatte, eccetera. No. Bastardi. Ancora che vogliono... cioè che vengono qua a rompere. Ancora. Non posso mandare lei. Ma qua... siamo quasi pronti ad attaccare il dominio. Aspetta. Procederemo presto. Per levarmeli di dosso. Dai, no, che ce la stiamo facendo. No, Kerrigan, dov'è? Cosa sta facendo? No, Kerrigan. Non verrò sconfitta. Mi sono distratto un attimo. Vieni qua, aspettiamo un attimo. Sì, qualcuno qua deve stare, perché sennò rompono. Facciamo così, ok. Vieni qua. A quanto pare. Qua praticamente i patriarchi fanno da barriera. Questa ultralisca rompe. Ah, aspetta. Trasferitevi, signori. Trasferitevi. Io trascendo la morte. No, dai, no, si è bloccata. Aspetta, facciamo una cosa. Si può fare. Se... no, no. Voglio Kerrigan, ok. Ah, è passata. Ma basta che passi lei, guarda, poi... vieni qua. Qua facciamo da blocco. Va bene, questi spero bastino, dai. Li lasciamo qui a guardia dell'alvea. Ma questi? Scusate. Gli ho detto andare qua. Ah, ok. Ok. Fammene fare giusto qualcun'altra per sicurezza, perché siamo quasi al massimo, eh. No. Più 200 mi sa che è nada, eh. Ok, Kerrigan sta arrivando. Scusate, vi blocco, lo so. Ecco. Ok. Adesso appena arriva Kerrigan, proseguiamo l'attacco. I nostri alleati sono in combattimento. Qua ho fatto tutto, sì, ho fatto tutto. Fai troppi vicini, vabbè, fa niente, dai. Ok. Dicevamo, così, andiamo. Andiamo a dare una mano. Ma anche Kerrigan però. Sì, Ah, questo rallenta. Ok, distrutto. Facciamo to. Apocalypse Now, sì. Curiamo a manetta. Ok. L'alveare. Questi pezzi di merda, però. Guardali. I miei ragazzi si preparano ad attaccare il dominio. Partiremo tra poco. Ma io sono già andato. Aspetta, usiamoli come distrazione. Il dominio umano è più forte di te.
Lasceremo le tue ceneri nel vento. Ma Kerrigan... Attacchiamo sta porta. Uomini, fermate la regina delle lame. Per l'umanità. Ah, ok, wow, hanno risolto qua. Sono sotto attacco. Hanno risolto, siamo solo in 7. Oh, però, aspetta. Ecco. Vagara, assumi il comando. Ho un appuntamento con l'imperatore. Lunga vita alla regina. Lunga vita alla regina, sono d'accordo. Ok. Fatto tutto, molto bene. Quanta roba mi dai, no? Mazzo. Va bene. Salve, Kerrigan. Ti stavo giusto aspettando. Mi sorprende che tu non sia fuggito. Fuggire? Mia cara, ho paura che tu abbia frainteso. Oh, davvero credevi che avrei fatto avvicinare una bestia come te senza prendere alcuna precauzione? È ovvio che tu sei il mio più grande fallimento. Adesso, finalmente, tu morirai. Cambio di programma. Non soffrirai mai abbastanza per tutte le vite che hai rovinato, Arcturus. Io ho fatto di te un mostro, Kerrigan. Ci hai reso tutti dei mostri. Grazie, Jim. Per tutto quanto.
stato un piacere, piccola. Come sempre. Vedo il mio vero nemico. Mi attende nel vuoto, con poteri che non posso neanche immaginare. Lo affronterò dopo aver rinunciato a tutto. Alla mia umanità, alla mia identità, all'uomo che amo. Ma non lo affronterò da sola. Io sono lo sciame. Bello, molto, molto bello. Come pensavo, come immaginavo, mi è piaciuto molto di più usare gli Zerg che usare i Terran. Ma non so, in generale comunque li trovo più semplici. Anche da imparare, da apprendere. Poi, in quanto a forza, io penso che alla fine tutte e tre le razze in un certo senso si equivalgono, perché non possono neanche, siccome si può giocare anche appunto online, certamente tutte e tre le razze devono essere equilibrate per poter giocare online. Certi potenziamenti, questo sono sicuro che abbiamo ottenuto durante la storia, sia con i Terran che con gli Zerg, online ovviamente non ci sono, perché sennò rendono squilibrate le partite. Quindi di base comunque le tre razze sono equilibrate, però io trovo gli Zerg forse i più semplici da imparare, anche perché ti consentono, secondo me, di fare errori. Cioè, se delle volte magari sbagli nell'attaccare un determinato nemico, sfrutti male l'esercito che hai creato, siccome sono economici alla fine e sono veloci da produrre, in un attimo lo rifai. E quindi ti consentono enormemente, è una razza che ti consente di fare errori. E per questo anche mi è sempre piaciuta. Proprio per la sua semplicità appunto possibilità di creare in fretta le unità, a parte gli Zeglin che vabbè sono stati potenziati, li abbiamo potenziati in merito, ma in generale le unità si creano veramente in poco tempo e non costano tanto rispetto alle altre razze. E quindi immaginavo che questo secondo episodio di Starcraft 2 mi sarebbe piaciuto di più che del primo. Forse nel primo, per quanto riguarda la storia, ci sono più interazioni, ci sono più personaggi, forse anche qualche colpo di scena in più, ecco. Però io ho preferito questo secondo capitolo per gli Zerg, almeno per ora. Il terzo non lo so, useremo i Protoss, probabilmente la razza con cui mi trovo meno, con cui giocare, ma ovviamente lo giocheremo, ecco, e vediamo come sarà la storia, come sarà tutto, eccetera. Qua mi è piaciuto molto questo, diciamo, si può dire questa evoluzione del personaggio di Sarah Kerrigan. Alla fine è stato un po' come fosse stato un viaggio alla ricerca di se stessa, diciamo. Inizialmente era cattiva, comunque si faceva forse manovrare dall'istinto più che altro, anche se aveva forse quella componente di oscurità che ci è stato detto nel primo episodio, dico, di questo Amon. Poi grazie a Jim, che l'ha fatta tornare umana, si è scollegata in un certo senso, e poi da lì è iniziato appunto
Sì, penso si possa definire una ricerca di se stessa, no? All'inizio si muoveva prevalentemente per vendetta, e questo la spingeva ad andare avanti. Poi però, mano a mano, ha capito che non è l'unica cosa a cui doveva pensare, ecco, e comunque si è evoluta bene, devo dire, e nonostante è ritornata a essere la regina delle lame in tutto e per tutto, e anche esteticamente, comunque ha quella parte di umanità che inizialmente non aveva. Inizialmente sicuramente, prima di tutto, non si sarebbe mai alleata con i Terra, e poi avrebbe comunque ucciso tutti indistintamente. Invece, già che non ha ucciso civili, insomma, la dice lunga. Va bene, ragazze e ragazzi, adesso sì, sicuramente, non so se domani o tra due giorni, andiamo avanti con l'ultimo episodio, Legacy of the Void, quindi l'eredità del vuoto. Immagino che a sto punto tutto convergerà appunto nella battaglia contro Amo. Io mi aspetto che alla fine tutte le razze, i Protoss, gli Zerg e i Terran, si coalizzeranno per combattere questo Amon. Cioè, è la cosa più logica, penso, da fare. Va bene, ragazze e ragazzi, io spero che questa serie vi sia piaciuta, e noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazze e ragazzi.